Il riconoscimento dello stato di calamità nel territorio dell'ex provincia di Enna, il riconoscimento degli incentivi alle imprese artigiane siciliane con recupero di 200 milioni di euro del recente passato e l'inclusione alla rappresentanza dell'Ordine regionale degli agronomi e forestali tra i componenti del Comitato di sorveglianza speciale del PSR Sicilia 2014-2020. Questo è il contenuto di tre mozioni approvate ieri all'Aula e che dovrebbero indirizzare l'azione del governo nel futuro prossimo. I tre atti portano la firma della deputata del Movimento 5 Stelle Elena Pagana, la mozione relativa allo stato di calamità nell'Ennese e la deputata Angela Foti, le altre due. Abbiamo impegnato tramite una mozione, quindi tramite un atto di indirizzo politico, l'assessore all'agricoltura e naturalmente tutto il governo a dichiarare lo stato di calamità naturale per l'intero territorio siciliano. La mozione in realtà è nata più di un mese fa ed è nata per il territorio della ex provincia di Enna, perché è da lì che ci sono arrivate le prime segnalazioni. Sta di fatto che oggi, tramite un emendamento a prima firma di Francesco Cappello, abbiamo deciso di estenderla a tutte le province. Non è normale, lo diceva Francesco Cappello in aula, che a gennaio la gente ancora si fa il bagno a mare. Abbiamo colto l'occasione di questa mozione per sollecitare l'assessore all'agricoltura ad avviare dei tavoli interassessoriali e quindi a confrontarsi con gli altri assessorati per le questioni che, se non di stretta competenza dell'assessore all'agricoltura, riguardano però quel settore cui lui fa riferimento. Lo abbiamo altresì invitato a confrontarsi con il governo centrale e anche con le istituzioni comunitarie.